A se stesso è una delle poesie autobiografiche più famose di Giacomo Leopardi. Composta probabilmente nel maggio del 1833 e pubblicata 2 anni dopo nell'edizione napoletana dei Canti, affronta la fine della passione del nostro poeta per Fanny Targioni Tozzetti. La vediamo nel dettaglio fra pochissimo, ma intanto metti un bel mi piace. Per capire da dove nasca a se stesso, dobbiamo guardare ai Canti con una prospettiva un po' più allargata. Prima del componimento di cui stiamo parlando, infatti, ce ne sono ben altri due, il pensiero dominante e Amore e Morte. Ti starai chiedendo, sì, e quindi? Bene, se leggiamo in una chiave narrativa queste 3 poesie, notiamo che c'è un tema ricorrente, l'amore. Nella fattispecie, nelle prime due Leopardi celebra la potenza del sentimento amoroso. Qui, invece, il nostro infelice poeta mette in rima tutt'altro, ossia gli effetti devastanti della fine di quello che lui definisce l'inganno estremo. Già, è proprio così che chiama l'ultima illusione amorosa che si concede. Ma adesso vediamo brevemente di cosa parla questa poesia. Come dice il titolo, a se stesso è un vero e proprio soliloquio, che però per forma e per contenuto sembra quasi una iscrizione tombale. No, non stiamo esagerando. In questa poesia, infatti, Leopardi si chiude in se stesso e invita il proprio cuore ad abbandonare la vita, la speranza, i battiti. Gli chiede in sostanza di accettare che nulla ha senso e di disprezzare se stesso e il resto del mondo. Una visione non proprio allegra, eh? Rispetto alle altre opere di cui abbiamo parlato negli scorsi video, comunque c'è anche un'altra grande differenza, questa volta stilistica. Mentre nelle canzoni abbiamo notato una retorica elaborata e un forte lirismo, qui è come se la forma poetica collassasse, davvero. Le frasi sono tronche, spezzettate, in alcuni casi sembra addirittura che siano incomplete, che restino sospese nel nulla. Inoltre, leggendo la poesia, noterai che i versi si susseguono in modo tumultuoso, quasi come se non fossero solo parole, ma veri e propri fremiti di disgusto e rabbia. Ascolta. Non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. Hai notato come manchi del tutto la dolcezza dei canti? Ecco, la fluidità sonora di quel tipo di poesia qui è completamente perduta. Al suo posto ci sono solo energia e violenza. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di una nuova spiegazione. Come sempre, se hai dubbi o commenti, non esitare a lasciarli qui sotto. Noi ci rivediamo la prossima volta e se questo video ti è stato utile, mi raccomando, metti un bel mi piace.